Ciao ragazze, oggi vediamo come fare uno smokey eyes alla Jennifer Lawrence. Mi sono ispirata a lei che ha questo occhio molto allungato, molto sexy e sta bene a tutte, devo dire, questo tipo di look. Iniziamo. Allora, per prima cosa vado ad applicare la crema viso. Io uso questa della Vichy Idealia. Vi devo chiedere perdono per il disordine che c'è in questa camera, ma ho veramente cercato la luce in tutti i sensi. E non c'era una luce buona a pagarla. Avevo creato un set natalizio molto carino, tutto, niente. Alla fine la luce migliore era sotto la finestra. Brava! Ma veramente brava! Ma non potevo mettermi a sistemare la camera, se no spariva la luce, quindi scusatemi se è un po' in disordine. Senza dubbio avevate immaginato una scena ben diversa. Allora, dopo aver applicato la crema viso, vado a stendere il fondotinta. Io uso questo della L'Oreal Nude Magique. Mi piace davvero tantissimo perché è molto leggero, si scuote ed è a base d'acqua. Quindi ne vado a mettere un pochino sul dorso della mano. E con il pennello per fondotinta vado a picchiettarlo sul viso, dall'interno verso l'esterno. Ok, poi per fare il contouring ci serve per illuminare alcune parti del viso un correttore o un illuminante più chiaro della nostra carnagione. Io uso la Concealer Palette di Zoeva e vado a illuminare gli zigomi con un colore molto chiaro, questo qua. Quindi lo vado a mettere sotto l'occhio in questa maniera. Poi illuminiamo il naso, solo la parte centrale, la fronte, le labbra e il mento. Ok, poi andiamo a fare il contouring, quindi andiamo a sfinare il viso e a mettere in luce ancora di più le parti chiare. Quindi ci serve un fondotinta scuro o un correttore scurissimo, veramente un marrone scuro scuro scuro. All'inizio anch'io pensavo fosse strano, ma poi ho capito che non c'era niente di cui preoccuparsi. Quindi io uso questo marrone qua, sempre della palette Zoeva. Scusate, fa proprio schifo questa palette, tutta piastricciata. Quindi prelevo un po' di marrone, lo scarico e vado a dall'orecchio a metterlo fino a metà occhio, in questa maniera. Lo passiamo anche qua sulle tempie. Questo tipo di contouring è proprio quello che fanno per i servizi fotografici. Ok? Ok,
Quindi chiaramente non è un trucco da farsi tutte le mattine per andare al lavoro perché sennò aiuto, ma per una serata importante, se dovete fare delle foto, l'ultimo dell'anno, così verrete super luminose e insomma l'effetto si vedrà. Poi andiamo a fare il naso più stretto, quindi se avete il naso un po' patata, questo è proprio un trucchetto che vi piacerà. Allora, con sempre il marrone scuro andiamo a metterlo qua ai lati del naso, fino alla punta. Quindi partendo dal sopracciglio, scendete. Ok. Vedete, il naso appare subito stretto stretto. Ok. Poi se avete la mascella un po' squadrata potete anche mettere qua lo scuro e qua ancora un po' di chiaro. Ok. Adesso andiamo a uniformare il tutto. Nei punti dove si congiungono il chiaro e lo scuro e sfumiamo. Vedete com'è diventata naturale l'ombra? Ok, sfumiamo qua i punti scuri. Ok, vedete come il viso appare subito più sfinato. Ok, per i punti chiari, per non andare a rovinare, possiamo anche sfumare con le dita. Ok, una volta che avete uniformato, prendiamo la cipria trasparente e andiamo a fissare i punti chiari. Io uso la cipria Vichy Dermablend. La vado ad applicare dove avevo messo il chiaro. Allora, adesso nei punti scuri andate a applicare una terra o un bronzer. Io uso questa di Collistar, si chiama Margaret. Ok, vado a prendere questi due colori e vado ad applicarla nei punti scuri. Mi piace questa terra perché ha sia dà un'ombra, diciamo così, sul marrone, ma dà anche un tocco rosato. Vedete che bell'ombra che crea? Ok, vedete, in questo modo abbiamo eliminato gli zigomi, il naso, la fronte e creato un'ombra naturale, che va a sfinare il viso. Ora passiamo agli occhi.